Benvenuti e benvenute, sono Green Banship, siamo arrivati al 12° episodio di Tap Tap Fish Abyss Room, speciale di Halloween. Come potete vedere, nel nostro acquario sono scomparsi tutti i pesci evento. Questo perché mentre stavo registrando l'episodio precedente è terminato l'evento autunnale ed è iniziato quello di Halloween. Fortunatamente tutte le risorse evento che ero riuscito a ottenere sono rimaste, non sono state resettate. Però il tutto è accaduto proprio quando ero riuscito ad ottenere un marlin che volevo poi mostrarvi e che serviva per prendere altri pesci evento autunnale. Ma andiamo per gradi e facciamo un breve riepilogo. Allora, i pesci autunnali che sono riuscito a prendere sono questi. E sono tutti nello store dei pesci evento. Il marlin che ero riuscito finalmente ad ottenere è questo qui che vi mostro. Eccolo qua. Questo si ottiene guardando 15 volte nella sezione dell'evento la pubblicità, il video di pubblicità, quello che poi vi regala 50 unità evento che servono per prendere appunto i pesci speciali. Questo io naturalmente l'ho fatto, ho guardato quella pubblicità 15 volte, solo che il marlin non compariva nella lista, quindi mi sono rivolto alla pagina Facebook di Tap Tap Fish Abyss Room, mi hanno risposto immediatamente. Nell'arco di 10 minuti il problema era stato risolto. Credo fosse un bug. Comunque ve ne parlo. Così se avete avuto anche voi lo stesso problema, sapete perché, insomma, ecco. Dunque, l'operatore mi ha chiesto: ma tu usi Android? Sì, certo, ho un dispositivo Android. Bene. Allora devi fare così: devi andare nel menu Impostazioni in alto a destra sullo schermo, è la ruota dentata. Salvi la partita, chiudi il gioco e mi invii il tuo codice utente che si trova nel menu Impostazioni in basso a sinistra. Quando ti do il segnale, apri il gioco e carica la partita salvata sul server. Bene, così ho fatto e il problema è stato risolto, cioè il Marlin è comparso. E sono riuscito a prenderlo, vedete, ne abbiamo uno, ne ho uno. Però poi non sono riuscito, come vi dicevo appunto, a fare un altro video sull'evento autunnale perché è cambiato evento, è terminato quello d'autunno ed è iniziato quello di Halloween. Il lato positivo della faccenda è che per fortuna avevo già una serie di pesci evento Halloween che vi potevo mostrare. Ad esempio, vedete, tartaruga ossa. Ma anche il delfino fantasma. Come ho fatto ad ottenere questi pesci prima dell'evento? Non ho fatto cose strane. Sono andato sul menu dei pesci, c'è una sottosezione che dopo aver all'interno c'è una sottosezione all'interno della quale dopo aver visto un video di pubblicità potete giocare a una specie di slot machine. I premi in palio sono vitalità, perle, diamanti e pesci evento. In questo modo sono riuscito a ottenere questi pesci, il che è tutto di guadagnato, perché proprio come per l'evento autunnale io non ho idea di quando terminerà l'evento di Halloween. Ho tutta l'intenzione di mostrarvi il maggior numero di pesci evento Halloween possibile. Quindi, bando alle ciance, vado subito nella sezione dell'evento e prendiamo qualche pesce, a partire dal Mummy Clownfish, che praticamente è l'animaletto di base dell'evento Halloween. Eccolo qui. Mummy Clownfish. Perfetto. E questo lo abbiamo preso. Poi il bonefish lo abbiamo. Invece possiamo prendere il ghostfish, che sembra anche molto carino da come è disegnato sull'immagine. Quindi lo possiamo prendere tranquillamente. Infatti è carino, è molto carino. Forse anche di più del pesce di base dell'evento autunnale. Quello era più colorato, questo qui è più, come dire, in un certo senso è più elegante, anche se naturalmente è ispirato a un fantasmino praticamente.
Perfetto. E il ghostfish lo abbiamo preso. Volendo, possiamo ottenere anche il bat butterfly, ma servono tre pesci, tre mummy clownfish. Allora li ho presi e ho sbloccato anche quest'altro pesce. Adesso lo prendiamo. Costa 900 caramelle, perché nell'evento di Halloween ci sono le caramelle e non le foglie. Eccolo qua, praticamente è un pipistrello che nuota sott'acqua. Carino, dai, carino. Ok, proseguiamo con la lista. Dopo il Bat Butterfly, vediamo cosa possiamo prendere. Potremmo prendere il Vampire Football Fish. Allora, servono tre pesci fantasma. Li prendo. Ed ecco qui sbloccato il nostro pesce palla. Ah, e abbiamo anche un pesce nascosto. Abbiamo rivelato un pesce nascosto. Meglio, meglio, lo prendiamo anche questo dopo. Se riusciamo, prendiamo anche questo. Allora, per prima cosa, direi di prendere il pesce palla vampiro. Eccolo qua, Ghostfish, però è un pesce fusione. Allora, prendiamo il pesce palla vampiro prima di tutto. Eccolo qua. Ha proprio vestito da Dracula. Ok. Mamma mia che brutto che sei. Va bene, comunque lo abbiamo preso, dai. Adesso andrei senza indugio sul pesce che avevamo visto prima. Questi due li abbiamo. Sbloccare gli altri sarà più dura perché servono tanti pesci evento. Allora, Ghostfish, come vedete è un pesce fusione, come dicevo prima. Abbiamo le risorse necessarie. Quindi io direi di procedere. Ed eccolo qui. Benissimo. Allora, per oggi non credo riusciremo a ottenere altri pesci evento, anche perché non ho le risorse necessarie, cioè per poterli prendere devo collezionare molti più pesci evento. Allora, beh, direi, vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare. Allora, potenziamo la produzione automatica di vitalità. Io direi di andare su Resti del Nautilus. Ok, e poi possiamo farne un altro anche. Direi di sì, quasi quasi, dato che ci siamo e abbiamo un bel po' di diamanti, potremmo approfittare della cosa. Quindi passiamo da 100 tap al minuto a 110 praticamente. Arriviamo a 10, arriviamo a livello 10, quasi quasi. Sì, dai, 120 tap al minuto. Perfetto. Ah, è aumentato. Siamo arrivati a livello 10 e costa, il prossimo livello costa 400 gemme. Qui non possiamo prendere altri coralli. E non abbiamo ancora risorse a sufficienza per la fattoria dei ricci di mare. E allora vediamo di prendere un altro pesce. Quello possiamo farlo, possiamo prendere un pesce normale, diciamo, comune. Allora, il prossimo sulla lista è questo qui, Raccoon Butterfly. Direi che prendiamo questo.
Eccolo qui. Otteniamo il nostro bonus di produzione vitalità. Ah, abbiamo sbloccato anche altri due pesci. Ottimo. Abbiamo fatto qualche progresso, giusto qualche, nel video di oggi. Ebbene, dai ragazzi, direi che ci possiamo fermare. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che lo speciale di Halloween vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete. Andate a fare un giretto sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Twitter, trovate il link in basso in descrizione come sempre. Io auguro buon proseguimento a tutti e ci vediamo più avanti con un altro video.